Un caro saluto a tutti voi da Focus 3.0, siamo di nuovo qua. E oggi è una data particolare, è il 21 dicembre, il solstizio d'inverno, che si unisce al solstizio d'estate del 21 giugno e poi ai due equinozi che rappresentano, diciamo, nella primavera e nell'autunno, la esatta metà tra la notte e il giorno. Ma questa è una data importante, il solstizio d'inverno è una data che ricorre nelle antiche religioni e ovviamente non posso dimenticare i Catari, visto che i Catari e il loro mistero è il mio ultimo libro e è un libro a cui tengo molto. Il catarismo aveva una forte influenza in questa giornata, in questa nottata soprattutto. Questa è la notte più lunga dell'anno, non è quella del 13, di Santa Lucia, è questa del 21, lo solstizio d'inverno, che insieme al solstizio d'estate, che rappresenta invece la notte più corta, sono due date fondamentali. E in questa notte c'era un aspetto molto importante, ad esempio nel manicheismo. In questa notte si ricordavano i punti fermi del manicheismo, cioè la povertà degli adepti, il forte senso di pacifismo, l'opera di propaganda. Era la festa anche per eccellenza, il Bema. Il Bema essenzialmente si festeggiava nell'equinozio di primavera, ma anche nel solstizio d'inverno c'erano dei riferimenti specifici a un punto fermo delle tutte queste credenze che partono dalla notte dei tempi, dalla zona della Terra Santa, ma anche dell'Iran, dei culti iracheni, i culti che partono da quelli che poi nasceranno col catarismo. Il catarismo, appunto, affonda le origini in questi antichi, antichissimi culti, Zoroastro, la festa di Bema, la festa del sole Invictus, ovviamente tra poco è Natale, ricordiamo che il vero Natale è la festa del sole Invictus, il sole invitto, e 25 dicembre. Ma questa del 21 era ancora più importante, ancora più significativa. Il solstizio d'inverno rappresenta il punto fermo di queste antichissime credenze, lo gnosticismo, il mazdeismo, lo zoroastrismo, tutti questi ismo che poi confluiscono come in un imbuto nel catarismo. I catari davano una grande importanza ai culti solari. La loro fortezza per eccellenza, Montségur, nell'Ariège, nel sud della Francia, è un tempio solare. Il sole, il 21 di dicembre e il 21 di giugno toccava la cima del Monte Bugarach, un'altra montagna particolare, una montagna dei misteri, e poi attraversava completamente da lato a lato la fortezza di Montségur. Se possiamo vedere appunto alcuni video particolari che rappresentano appunto questi luoghi particolari nel nostro mondo. Montségur, che potete vedere a destra, fortezza solare, in cima a una montagna, sperduto nell'Ariège, nella zona del sud della Francia, ultimo, diciamo, non è proprio l'ultimo fortilizio dei Catari, perché l'ultimo sarà Quaeribus, ma Montségur è l'emblema del tempio solare del solstizio d'inverno. Il sole illumina, attraversa questa fortezza e in questa giornata, soprattutto in questa nottata, poi come tramonta, dà un'impronta caratteristica al luogo d'emblema dei Catari. Ma ci sono anche altri video che riguardano altre località nel nostro mondo che in questa nottata, in questa giornata particolare del 21 dicembre, uniscono la terra, uniscono la materia con lo spirito. È una notte particolare questa, una notte nella quale più che ad Halloween, sicuramente più che ad Halloween, il tangibile con l'intangibile si uniscono. Era una notte particolare per i quali i Catari facevano determinati rituali. Il più importante era il consolamento, un rituale, il consolamento supremo, l'imposizione delle mani sopra il capo e si nasceva perfetti.
al 21 di dicembre e al 21 di giugno vi era la massima concentrazione di questi rituali del consolamento. Ma l'emblema dell'inverno, l'emblema della stagione che moriva e che poi rinasceva. Da domani le giornate saranno più lunghe, le notti saranno un poco più corte, di poco, ma si comincia, è la rinascita. Giornate più lunghe, nottate più corte, di pochissimo, ma quel pochissimo faceva la differenza. E Monsegur ne è un esempio di questi culti solari che affondano le radici nella notte dei tempi. Ma di questa tematica i Catari ci lasciano un grande insegnamento, ma i Catari scompaiono, se vogliamo, la loro grande religione scompare nel 1244. Ma c'è un uomo, un sacerdote, che si chiamava Francesco Grignaschi, che prosegue questo antico insegnamento, lo prosegue, lo amplifica nella metà dell'Ottocento. Nel 1849, questo piccolo parroco, alto poco più di 1,60 m, arriva in un paese che si chiama Cima Mulera, dove c'è una donna che si chiama Maria Giovannone, la quale crede fermamente a questi culti solari, crede fermamente a questi aspetti. E ne dà un insegnamento al nostro parroco. Insieme compiono delle lunghe passeggiate e nella notte del 21 di dicembre probabilmente vi è questa concentrazione di segreti che questa donna Maria Giovannone concede a questo parroco. Lei gli dice: io parlo con la Madonna, io sono un tramite con la Madonna. E tramite due anelli aveva la concentrazione di questi poteri. Ma questi poteri riguardano anche Stonehenge. Abbiamo una serie di video che possiamo adesso vedere insieme. Stonehenge ne è un emblema, l'emblema forse più famoso al mondo, insieme anche a Monsegur. Il solstizio d'inverno rappresentava una serie di immagini, di ombre, di luce e di ombre in questa catena di pietre. È l'inizio dell'inverno astronomico, ma è l'inizio anche di una rinascita. Meno luce, ma da domani leggermente la luce aumenta. È il momento in cui questo emisfero è inclinato. Se vogliamo, il Sole è più vicino, ma è inclinato e quindi i suoi raggi non possono poco, ecco, c'è il freddo che impera. Ma 21 al 22 dicembre abbiamo questi cambiamenti solari. Il calendario moderno non rispetta del tutto l'anno solare come avveniva un tempo. E c'è una serie di spostamenti, sicuramente uno spostamento dell'asse terrestre. 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. Questa giornata è sempre stata celebrata con feste e rituali. C'era una festa antichissima, la festa di Bema. Ma gli antichi romani festeggiavano appunto i Saturnali dal 17 al 23 di dicembre, e il 21 ne era la data simbolica. A Stonehenge ci sono feste pagane con moderni druidi, ma questo sfocia poi nel folklore di questa zona misteriosa. Anche l'isola di Pasqua con le sue statue, con questi volti enigmatici, che secondo alcune teorie sono stati trasportati facendoli dondolare. È strana questa cosa, però anche qui vi era un festeggiamento il 21 di dicembre, il solstizio. Ma torniamo al nostro parroco, Don Grignaschi, parroco del 1849, in queste due date, solstizio
d'inverno e solstizio d'estate, e poi nei due equinozi, compiva dei rituali particolari. Uno era quello del sangue. E gli viene tolto il sangue per un salasso. Nell'Ottocento si usava questa pratica, ma questa pratica fa sì che questo sangue aveva una luminosità che toccava lo zenith appunto nel solstizio d'inverno e nel solstizio d'estate. Una donna che abitava in paese, qui siamo nella sperduta provincia piemontese del 1849, non crede a questo sangue luminoso. Grignaschi aveva un sangue che, soprattutto in queste due giornate, faceva luce. E ne abbiamo una prova. Io ho fatto una fatica immane a scrivere un libro che si intitola, nella prima edizione, Il Cristo delle Dolci Colline, nella seconda invece La Dea Dimenticata, perché c'è uno stretto collegamento col femminino sacro. A Grignaschi viene tolto del sangue, viene deposto in alcune ampolle che vengono donate alla popolazione, soprattutto in queste due date, il 21 di dicembre e il 21 di giugno. Sarà in un 21 di giugno, il solstizio estivo, che avremo l'esplosione di questo, quando una donna, una certa signora Accatino, apre un armadio, una sera d'estate ovviamente, apre l'armadio e sviene. Perché sviene? Perché il sangue che il parroco Grignaschi le aveva regalato in un'ampolla faceva luce e illuminava la sua stanza. Lei l'aveva nascosto in un armadio e illuminava la stanza. Nel solstizio d'inverno una donna incredula di questo, manda ad analizzare in un laboratorio di Torino il sangue di questo parroco Grignaschi. E la risposta è sangue umano. È sangue umano. Non c'è nulla di misterioso. Ma allora perché questo sangue umano restava sempre fluido e aveva una luminosità, soprattutto nel solstizio d'inverno e nel solstizio d'estate? La luminosità era data da un qualche cosa che era in questa ampolla di sangue, ma nessuno ha mai scoperto il motivo. Tant'è che io avevo tenuto un convegno intitolato Il sangue luminoso. Il solstizio d'inverno dà una luminosità a tante cose, c'è il grande buio, ma c'è la luce che rinasce. Viceversa, il solstizio d'estate sembra il più luminoso, e lo è, ma poi da piano piano dà origine al buio, a quello che sarà il buio, la notte. E allora è meglio il solstizio d'inverno o il solstizio d'estate? A grandi linee tutti direbbero: no, è meglio quello del 21 giugno, esplosione della luce, è chiaro fino a tardi. Beh, in un certo senso questo è vero, ma è anche vero che è un solstizio che dà origine poi a quello che sarà la grande notte dell'inverno. Viceversa, il solstizio d'inverno, che sembra un solstizio freddo, buio, secondario, è il momento della rinascita, il momento della rinascita di qualche cosa che riprende e rinasce. Lo stesso in agricoltura, abbiamo anche questa rinascita invernale. Ma nel sangue di Grignaschi abbiamo un inizio adesso e una fine in quello di giugno. Perché in quello di giugno sarà caratterizzato poi dalla fine della sua avventura su questa terra, un'avventura che dura 55 giorni. In questi 55 giorni il mito di questo piccolo parroco esplode e dà nascita ad un movimento che poi in un certo senso verrà ripreso, verrà copiato, se vogliamo, da David Lazzaretti sul Monte Amiano. David Lazzaretti e Francesco Grignaschi in teoria non si scontreranno mai, non si incontreranno mai. Grignaschi è più vecchio di Lazzaretti, ma c'è un episodio nel quale Grignaschi va alle foci del Tevere. Cosa va a fare nell'Italia centrale? A incontrare il suo adepto per eccellenza, David Lazzaretti. David Lazzaretti era un barocciaio, una persona, un trasportatore che portava un carretto. I barocciai erano famosi anche bestemmiatori, gente che amava bere il vino, litigare, litigiosi, bestemmiatori anche, quello che è più lontano da un aspetto esoterico.
Ma David Lazzaretti aveva una particolarità, aveva delle febbri, una febbre altissima che lo poteva colpire in qualunque momento e lo mandava praticamente KO. Una febbre che arrivava a 43-44 gradi, cosa che si muore, no? I termometri non la contemplano, una febbre oltre i 40 gradi, 42 gradi. Lui superava questo. E quando aveva questi attacchi di febbre altissima, lui sveniva, ma più che svenire, andava in una estasi in cui aveva delle strane visioni e al termine di queste visioni, quando si riprendeva, iniziava a scavare con le mani perché aveva sognato qualcosa, aveva visto qualcosa. L'esempio più famoso di Lazzaretti è questo antico soldato, in questa armatura, che trova in una grotta, scavando, lo tira, lo estrae praticamente questa armatura di questo antico soldato che lui aveva visto in questa estasi febbrile. Lui, Lazzaretti, darà vita ad un grande centro che aveva più di 1.000 adepti sulla cima del Monte Labbro, o Monte Labaro, come viene chiamato, una delle cime del Monte Amiata. E qua lui crea una comunità, la Chiesa Giurisdavitica. Ma la Chiesa Giurisdavitica ha inizio, se vogliamo, proprio con Francesco Grignaschi. Ovviamente Grignaschi non crea nessun movimento, ma forse dà l'impeccata giusta a David Lazzaretti per creare il suo impero su questa terra. Grignaschi non lascerà nulla. Se voi seguite i luoghi grignaschini, che sono nel Piemonte, sono tra la provincia di Asti, Alessandria, non trovate più nulla in questi paesi. Soltanto il ricordo, l'eco di queste sue vicende, l'eco lontanissimo che si perde nei sospiri che forse si sentono ancora nelle sere d'estate o nel solstizio d'inverno. Grignaschi è un grande sognatore che crea un movimento con una semplice parola: amatevi. E persone che erano in lite da anni, fratelli che erano in lite per un'eredità, vicini che erano in lite per un confine, un albero di pere, come oggi, a queste parole si abbracciano, piangono uno sulla spalla dell'altro e non danno più assolutamente importanza al denaro, come i Catari. Come i Catari. I Catari lo stesso. I Catari non davano importanza al denaro, non davano importanza alle ricchezze, davano soltanto importanza alla spiritualità. Tutto quello che era materialità non veniva da Dio, ma veniva dal Rex Mundi. Il Rex Mundi era il re del mondo, era l'emblema della materialità e i Catari odiavano questa materialità. I Catari non bevevano, non si ubriacavano, non bevevano vino, non mangiavano carne, non eccedevano nelle libagioni, erano piuttosto morigerati e nel Medioevo questo dava l'importanza perché mangiare per due voleva dire che uno non mangiava. E i Catari erano fedeli alle loro compagne, non interessava l'aspetto, chiamiamolo il tradimento, chiamiamolo un aspetto sessuale, non interessava, a loro interessava soltanto arrivare al consolamento. Il consolamento era il supremo, supremo sacramento che veniva imposto dall'alto con le mani sul capo e una volta ottenuto il consolamentum si era liberi e ci si poteva anche suicidare con l'endura. L'endura poteva venire in vari modi, due casi li conosciamo bene dalla storia che ci lasciano i domenicani, perché ricordiamo i Catari come Socrate ritenevano che la scrittura impoverisse lo spirito. Scrivere di un qualche cosa voleva dire tagliare a metà il valore di questa cosa, di questo pensiero e quindi non lasciano nulla di scritto. C'è solo un libro che viene attribuito a Giovanni di Lugio, un catero che poi sarà in Italia, tra Conco Rezzo e Sirmione, Desenzano, cioè si occuperà di questo catarismo prettamente italiano. È il libro dei due principi, ma è l'unica fonte che possiamo avere in nostro possesso, altrimenti i catari non lasciano nulla di scritto. Per i Catari l'unica cosa che contava era l'esperienza, la parola, la comunicazione che avveniva soltanto oralmente. E allora abbiamo queste notizie dai Domenicani. I Domenicani, Dominiscane, l'Inquisizione, erano coloro che ci ricordano gli aspetti dei Catari.
E allora anche per quanto riguarda Grignaschi, lo stesso, di Grignaschi non si sa più nulla. Un parroco che arriva in un paese delle montagne piemontesi al confine con la Svizzera e che ha il contatto con una donna che gli dice: Reverendo, io parlo con la Madonna. E questi contatti avvenivano assolutamente nei momenti più importanti, la donazione dei due anelli, un anello d'oro, un anello d'argento, avvenuti proprio nel solstizio d'inverno, proprio un 21 dicembre di più di 160 anni fa, anche 170. In una notte d'inverno come oggi, un 21 dicembre come oggi, questa donna si ritrova due anelli, uno d'argento e uno d'oro, con le quali lei può comunicare con la Madonna. E la Madonna la porterà in giro. Ci saranno una serie di viaggi che lei farà. E questi viaggi dove sono? Sono nelle parti più importanti del mondo. Lei, donna analfabeta della metà dell'Ottocento, di queste sperdute montagne, poteva raccontare al parroco che aveva appena conosciuto di che cos'è il tramonto sull'Oceano Pacifico, l'alba sull'Oceano Indiano, le figure, le ombre che si stagliavano contro il cielo dell'isola di Pasqua, il Sudafrica, i grandi fiumi del mondo, i poli. Cosa ne sapeva lei, donna analfabeta della provincia italiana sperduta del metà del 1800, senza libri, ovviamente senza giornale, senza televisione, senza nient'altro, perché l'aveva appena visto e il Grignaschi le crede. Il miracolo di quella notte del solstizio d'inverno, la consegna di questi due anelli, fa sì che nasca una magia, una grande magia. Una grande magia che poi Grignaschi continuerà. E sia al solstizio d'inverno, sia al solstizio d'estate, e i due equinozi saranno le quattro date fondamentali in cui avverrà qualche cosa. Il solstizio d'inverno è la rinascita. Il solstizio d'estate è l'emblema del sole, ma forse neanche la sua lenta decadenza, la sua morte. Forse quello d'inverno è la vera nascita e quello d'estate ne è la morte. Perché pensare il contrario? Viene spontaneo, perché d'estate è appunto la rinascita, d'inverno la fine. No, in questo caso il solstizio di oggi, del 21 dicembre, dà l'inizio alla piccola rinascita che avremo. Giornate sempre più lunghe e notti sempre più brevi. In questa giornata avviene un collegamento, un contatto tra due mondi, tra il mondo che conosciamo e il mondo dell'inconoscibile. E forse proprio questo contatto, questo effimero contatto in questa notte buia, la notte più lunga dell'anno, sarà l'emblema di quello che ci aspetta nell'immediato futuro. Francesco Grignaschi crede molto nella donna, ad esempio. Per essere un parroco della metà dell'Ottocento è qualcosa di enorme, perché la donna era la governante, la perpetua, no? Grazie al romanzo dei Promessi Sposi. È la donna che aiuta il parroco, non è la protagonista, è l'aiutante. E per Grignaschi invece la donna è fondamentale. E avrà una donna che sarà l'emblema del femminino sacro, morta Maria Giovannone, perché purtroppo Maria Giovannone, dopo tutti questi viaggi, questi insegnamenti, lascerà questo mondo molto presto, all'età di 33 anni, data simbolica. Grignaschi la piange e vorrebbe fare una tomba, ma il sindaco vieta qualsiasi manifestazione che la ricordi, perché non voleva che la gente si affezionasse a Maria Giovannone, non voleva che il solstizio d'inverno lasciasse un segno anche nelle altre stagioni. Non c'è bisogno di una tomba, perché Grignaschi porterà la salma a Cima Mulera, forse a spalla addirittura, comunque con mezzi di fortuna, la seppellisce con le sue mani in un punto del cimitero dove dei fiori spontanei ne circondano l'esatto perimetro. È una santa? Può essere. Da questo momento Francesco Grignaschi, parroco di Cima Mulera, sulle Alpi che confinano tra la Val d'Ossola e la Svizzera,
assume una grande importanza, diventa un personaggio. Probabilmente comincia a parlare con la Madonna, anche lui. Il messaggio che le aveva lasciato Maria Giovannone, che ora è sepolto da quello strato di fiori, ha fatto breccia. E Grignaschi comincia a fare delle cose bizzarre. Bi e trilocazione, guarisce la gente. E allora il sindaco dice: mi sono appena liberato di una donna che parlava con la Madonna, che ci dava sicuramente dei problemi, adesso c'è un parroco, e denuncia il Don Grignaschi. Ci sarà un processo che finirà in nulla, ma questo cambierà la vita di Grignaschi, lascerà le montagne e si trasferirà su delle basse colline, le colline del Monferrato, dove darà vita alla sua Gerusalemme celeste. Una Gerusalemme celeste che durerà solo 55 giorni. Come i Catari, ci lascerà un insegnamento non scritto. Come i Catari, ci lascerà un grande rimpianto, un grande ricordo. Grignaschi dà vita, a partire da quel solstizio d'inverno, ad un mondo nuovo, un mondo nella quale la parola amore è la parola principale. Supera addirittura la parola ricchezza, denaro, possesso, possedimento. Non contano nulla. Come? Non contavano nulla per questi uomini e queste donne del 1200. Il solstizio d'inverno allora ha fatto un miracolo? Può essere. Cambia la vita di tante persone. Questa notte lunga, questa giornata corta unisce due mondi. E per Francesco Grignaschi e per i Catari rappresenta lo zenit, l'emblema di un qualche cosa di inconoscibile. Grignaschi, parroco, fa delle cerimonie alla sera in un cimitero a Viarigi, provincia di Asti oggi, dove c'è un'antica croce grezza, in pietra grezza, di fattura templare. Va lì con la sua donna, l'emblema del femminile sacro, che si chiamava Domenica Lana, e il sangue che gli viene tolto per quei famosi salassi, lui ne prende alcune ampolle del proprio sangue e lo va a spargere su questa pietra. E quando le gocce di sangue toccano la ruvida pietra di fattura templare, avviene qualcosa di eclatante. La gente che è con lui canta, ride, balla. Sviene, dimostra fisicamente, tangibilmente quello che sta provando. Il suo sangue fa luce, il suo sangue illumina sia i corpi e sia le menti. E io invito caldamente, visto che siamo a Natale, fatemi un regalo di Natale. Scrivetemi Giorgio Baietti, scrittore, gmail.com. Ripeto, Giorgio Baietti, scrittore, gmail.com. È il mio indirizzo che uso solo per voi. E mi potete chiedere quel che volete, ma soprattutto approfondimenti, che sarò ben lieto di darvi, e su questa vicenda di Don Grignaschi, che è una storia che da tanto tempo, sui Catari ovviamente, campo mio, ma anche per le gite. C'è una gita particolare in cui vorrei invitarlo, vabbè, Rennes-le-Château in Francia per vedere i luoghi di Beranger-Saunier, del Bougarrache, tutti questi misteri, d'accordo, ma anche una gita molto più vicina a noi, che è nella Rennes-le-Château italiana. E perché no, anche nei luoghi dove questo parroco, Don Grignaschi, ha vissuto e ha fatto questi miracoli. Ci sono dei punti particolari nei quali è stato Don Grignaschi, che sono oggi patrimonio dell'UNESCO e si chiamano Infernot. Gli Infernot sono delle cantine scavate nella roccia e se scendono a grandi profondità, e qui vengono conservati dei vini particolari. La domanda che anticipo, che potreste farmi voi, dire: ma tu, Giorgio Baietti, come hai fatto a entrare nel mistero di questo piccolo parroco
dal sangue luminoso, piccolo parroco del solstizio d'inverno, cercando un vino per un amico, per una persona, il quale mi ha mandato in un paese che si chiama Viarigi. Io non conoscevo la zona, non conoscevo questi particolari, questi punti, non c'erano ancora in sé navigatore e quant'altro. Fermo un contadino dall'età indefinibile, magari era un'entità, visto mai. E gli chiedo, scusi, la strada per Viarigi? E lui mi fa una domanda, mi risponde con una domanda. Una domanda alla domanda. Cosa va a cercare nel paese dei magnetizzati? Caspita. Negli anni 2000, i magnetizzati. Vado in questo paese e scopro veramente questo grande magnetismo di 160 anni, 170 anni prima quasi. Una grande storia che affascina ancora oggi e che è strettamente collegata anche al femminino sacro. Perché Grignaschi, il parroco che fa seppellire Maria Giovannone, la donna che avrà come tomba dei fiori spontanei, credeva molto nel femminino sacro, in quella corrente che parte dal tempio di Re Salomone e si chiama Asherah e scompare per riapparire ogni tanto con vari nomi, Iside, Astarte, Cibele, Maria Maddalena. Don Grignaschi crede fermamente in questo e trova in una donna che si chiama Domenica Lana la sua Madonna, l'emblema del suo femminino sacro. Morta Maria Giovannone, ripeto, la donna che parlava con la Madonna e conosceva il mondo, un'altra donna diventa protagonista e si chiama Domenica Lana, una donna molto alta con lunghi capelli rossi. Domenica Lana sarà l'emblema di quel femminino sacro che Grignaschi aveva perduto con Maria Giovannone, che è lassù su quelle montagne, sotto quei fiori che continuano a crescere anche d'inverno. La donna che parlava con la Madonna non c'è più, ma ce n'è una nuova che incarna il femminino sacro. Grignaschi fa con lei di nuovo una serie di viaggi in queste campagne del Monferrato. Ci sono dei vari episodi, tanti, e ripeto, invito a scrivermi a giorgiobaietti@gmail.com e potremmo dialogare su questo. Fa lunghe passeggiate con lei e altre donne si uniscono. Nasce una sorta di gruppo al femminile. Un gruppo al femminile che sarà la quinta colonna di questo parroco e aiuteranno il parroco, lo aiuteranno e lo difenderanno dagli attacchi dei cosiddetti ben pensanti, no? Gente che diceva, ma questo parroco cosa vuoi che faccia con questo sangue luminoso, avrà fatto qualche stregoneria, come mai il suo sangue fa luce, come mai fa tutte queste cose? Ci sono episodi in cui lo vedono in due o tre luoghi contemporaneamente, bietrilocazione, guarigioni, apparizioni. C'è un macellaio, classico personaggio coi piedi per terra che pensa soltanto al guadagno, il quale pubblicamente e non pubblicamente dice che Grignaschi non ha fatto nulla di che, anzi è un ciarlatano. E una notte si troverà ai piedi del proprio letto l'immagine di Grignaschi che gli punta il dito e dice: io non sono un ciarlatano, io conosco una grande verità. Il mattino dopo questo macellaio si butta, va in chiesa e gli si butta ai piedi e gli chiede di essere perdonato perché ha detto una grande falsità. C'è un parroco di un paese vicino che mentalmente, mentre prega, dice, guarda il crocifisso e dice: Gesù, io credo solo in te. Grignaschi, il mio confratello, è qualcosa di strano, qualcosa che non capisco, qualcosa che potrebbe essere anche negativo. Si sente toccare su una spalla ed è una donna, una suora che segue Don Grignaschi. È una donna diplomata, è una maestra. Attenzione, una maestra nel 1849 è qualche cosa di particolare, le donne non erano aduse allo studio. Erano utilizzate come mamme, come badanti, come donne di fatica, come perpetue, tutto meno che
lo studio veniva contemplato per loro. Lei è una donna che ha studiato ed è diventata suora. Tocca sulle spalle il parroco e dice: Reverendo, non deve pensare queste cose di Don Grignaschi, perché lui ha veramente una grande verità dentro di sé. Questo parroco praticamente sviene, se non sviene quasi ci va, e anche lui è costretto ad andare da Grignaschi e scusarsi. L'ha solo pensato, ma il suo pensiero era energia ed è stato colto da queste donne, le adepte di Grignaschi, donne che conoscevano una grande verità e la volevano propugnare. Il solstizio d'inverno fa anche questo. Questa data nella quale la notte e il giorno si toccano, il conoscibile e l'inconoscibile si toccano, la materia e lo spirito si toccano, ha creato un grande enigma. Nel 1800 era Grignaschi, nel 1200-1100 erano questi, Catari. Ci sono stati anche altri episodi, altri personaggi, e altri ce ne sono e ce ne saranno. È una giornata particolare. Per concludere l'avventura di Grignaschi, i suoi 55 giorni stanno per finire, perché qualcuno informa al re a Torino, siamo nel regno di Sardegna, c'è il passaggio tra Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, non si sa di preciso quale dei due era, o Carlo Alberto o Vittorio Emanuele, vengono informati che nel loro regno, nel regno di Sardegna, c'è un paese in cui la gente si ama, la gente si vuole bene. Bastava che il parroco a messa dicesse una semplice parola: amatevi, e tutti i guai, tutti i problemi svaniscono e lasciano soltanto una traccia ad una parola di 5 lettere dal grande e terribile significato: amore. Questa semplice parola spaventa il re, lo spaventa, perché non è concepibile che nel regno di Sardegna, futuro regno d'Italia, ci sia un paese in cui la gente si voglia bene, in cui la parola amore sia la parola principale. Ben altre devono esserci: guerra, odio, denaro, ricchezza, sopraffazione, ma amore no. Grignaschi capisce questo e dà il suo impulso a questo paese. Vuole creare una Gerusalemme celeste, vuole creare un qualche cosa che rimanga e che da quel lontano solstizio d'inverno vada avanti per tutto l'anno, per tutte le quattro stagioni, per tutte le 400.000 stagioni che devono seguire. Ma la sua stagione, il suo tempo sta per finire. Il re manda i soldati a circondare Viarigi con cannoni, soldati, armati, fucili e quant'altro, minacciando la gente di sterminarli anche, perché no? Ed era successo, se vogliamo, a Milano, Bava Beccaris, il generale, spara coi cannoni sulla folla, quindi non ci avrebbero messo niente. Se l'hanno fatto a Milano, lo facevano anche a Viarigi. La gente ovviamente impaurita, e a questa parola di 5 lettere comincia ad abbandonarla e ne prende altre parole: indifferenza, menefreghismo, quotidianità, triste quotidianità. La parola amore scompare dalle loro bocche, ma rimane sulla bocca delle donne che lo seguono, Domenica Lana e tutto il gruppo femminile del Femminino Sacro, che crede ancora in Grignaschi. Grignaschi viene accusato di turbativa della quiete pubblica e viene ordinato di essere portato al tribunale su un carro schermato da panni neri, affinché nessuno potesse vederlo e affinché lui non potesse ipnotizzare i soldati, i carabinieri, che lo portavano al tribunale. Perché faceva così paura un piccolo prete che diceva una sola parola: amatevi? Perché questo messaggio di questo lontano solstizio d'inverno faceva tremare il re di Sardegna, faceva tremare i soldati, faceva tremare coloro che avevano le armi in mano e che volevano creare il regno d'Italia, che poi verrà dopo pochi anni? Un piccolo prete che spaventava. Il processo
Non andrà bene per Grignaschi, viene condannato a 10 anni di carcere per turbativa della quiete. Pensate che assurdità. Come ogni processo, un avvocato, il più famoso avvocato italiano, Cesare Brufferio, uomo del Risorgimento, un principe del foro. Ma chi pagava le parcelle del principe del foro? Non certo questo piccolo parco senza soldi. I francesi. Dalla Francia c'è un grande affetto per Grignaschi, una grande stima, e ci sono delle raccolte di fondi per pagare il più grande avvocato, che appunto è Brofferio, che perderà la causa, ma non importa. Il messaggio è lanciato. Grignaschi farà il carcere, non lo farà tutto, però quando uscirà, sotto le mura del carcere di Ivrea ci saranno un gruppo di persone, non uomini, donne. Le donne che gli sono rimaste fedele, le donne fedele a quel messaggio del solstizio d'inverno che lo seguiranno nelle 4 stagioni, in tutte le stagioni che gli rimarranno su questa terra. Insieme andranno a Nizza di Francia, diventata da pochi anni francese, Nizza, e lì Grignaschi viene accolto come un messia. Il piccolo parco che diceva la parola amore, qui è accolto come un grandissimo personaggio. E concluderà la sua vita nel modo migliore. Ma la storia non finisce qua. Nel 1950, 100 anni dopo, questo messaggio d'amore faceva ancora paura. Questo lontano solstizio d'inverno lasciava ancora un segno. E dal Vaticano parte una task force di sacerdoti, il quale passa a Viarigi e raccoglie casa per casa quelle ampolle di sangue. E poi un libro che si chiama Crux de Cruce, il Vangelo di Grignas, il suo insegnamento. Il sangue è il suo Vangelo, il pensiero è la materia. Vengono raccolti e portati chissà dove, sicuramente in qualche archivio vaticano. Ma la cosa più esecrabile è che qualcuno va a Nizza, trova la tomba di Grignaschi, la distrugge, prende le sue spoglie e le va a disperdere in mezzo al mar Mediterraneo, affinché nessuno, come voleva il sindaco di Maria Giovannone, colei che riposava sotto il tappeto di fiori, nessuno potesse andarlo a pregare. Questo messaggio del solstizio d'inverno finisce in mezzo al mare, in un mare estivo, un mare caldo, estivo. Un mare che raccoglie le spoglie di un piccolo prete che aveva un solo pensiero, l'amore. Da questo lontano solstizio d'inverno ci giunge ancora oggi un messaggio. Credere nell'inconoscibile. Pensare che c'è un qualche cosa di superiore che supera questo corpo, come dicevano questi uomini e queste donne, sterminati nel 1200. Grignaschi raccoglie il loro sospiro, lo raccoglie e lo fa proprio. Il pensiero è qualche cosa che supera la materia. Il solstizio d'inverno supera tutte le stagioni e diventa un grande sole che illumina i cuori. Grazie della vostra attenzione e scrivetemi.